Siamo all'Hotel Hilton di Roma per la 18ª edizione degli Etelsat TV Award. 18 anni questa manifestazione diventa maggiorenne e di questo excursus così lungo parliamo con uno dei fondatori, uno dei padri della manifestazione, Giacomo Mazzone, responsabile delle relazioni esterne dell'UER, l'Unione Europea delle Radiotelevisioni. Giacomo, 18 anni, beh, una bella soddisfazione. Come è nato questo Etelsat TV Awards? Nell'ambito di Eurovisioni, che è il festival che esiste da 27 anni, Eutelsat era da sempre uno dei partner molto attivi. A un certo punto, visto che nella Eurovisione si discute di qualità e di televisione europea, è venuta fuori l'idea: ma perché non facciamo un premio che riconosca e dia esalti quella che è la qualità nella televisione satellitare, che all'epoca muoveva i suoi primi passi. È stata una scommessa perché all'epoca c'era pochissima roba che veniva prodotta per il satellite, a differenza di oggi. E però è una scommessa che negli anni si è rivelata vincente, perché adesso la televisione satellitare è una delle realtà più importanti che ci sia. Ecco, perché Eutelsat TV Awards? C'è un modo diverso di pensare i programmi, di produrli, immaginando che vadano a finire su una piattaforma satellitare che in un certo senso li offre una volta per tutte ad un pubblico continentale? Assolutamente sì, anche se ormai anche i canali nazionali cominciano a pensare globale, ma 20 anni fa non era così. 20 anni fa un programmista di Rai o di France Television pensava solo al suo pubblico nazionale, non c'era una seconda diffusione. Oggi invece tutto diventa immediatamente globale grazie appunto al satellite e ancora di più grazie a internet. La maglietta di Calderoli messa al TG1 provoca 7 morti a Sirte in Libia, quindi bisogna che questo tipo di cose entri nella concezione dei programmatori, entri nella concezione di quelli che fanno televisione, sapendo che la loro televisione sarà vista in tutto il mondo prima o poi o addirittura in diretta. Eutelsat TV Awards, una festa dell'entertainment, ma in un certo senso anche una festa della tecnologia, perché è cambiato il modo di pensare e di produrre e anche il modo di realizzare in base alle tecnologie usate o no? Assolutamente sì, il premio è un premio che mira a riconoscere l'eccellenza che nasce dalla combinazione dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi. La giuria lavora su 3 criteri, uno è la qualità artistica e editoriale dei programmi, un altro è l'innovazione tecnologica e una terza è la capacità di arrivare al pubblico. Quindi questi 3 elementi sono i 3 elementi su cui si basano gli Eutelsat Awards e sono secondo me la chiave di successo per qualsiasi comunicazione televisiva di oggi. 18 anni di vita, forse è il momento di fare un bilancio in un certo senso generazionale e dire che cos'è che potrebbe accadere a partire dal 19° anno? Intanto 18 anni per un fenomeno globale è relativo, perché la maggiore età in Austria è 16 e in Giappone è ancora 21, quindi potrebbe ancora essere o troppo già vecchio oppure ancora minorenne. Ma sicuramente ci sono dei cambiamenti grossi, Eutelsat non è più un player regionale ma è un player globale, sempre di più lo sta diventando, e quindi noi quest'anno già abbiamo una selezione fra i vincitori, canali non più europei ma dall'Africa, dall'America Latina, dal Nord America e così via, che dall'Asia diversi, e quindi stiamo parlando di un fenomeno davvero globale, quindi questo fenomeno si accentuerà sempre di più negli anni a venire. Bene, adesso ci aspetta la festa e poi anche la premiazione, quindi io ringrazio Giacomo Mazzone, responsabile delle relazioni esterne della UER. Grazie Giacomo. Grazie a voi.